Ma dove si è cacciato Callimaco? Questi innamorati vanno in pregola. Ero già perso di fare sta perdita. Nicurio! Callimaco! Quali nuovi? Buoni! Davvero! Ottime! Lucrezia ha accettato! Ha accettato! È stata fatto quello che doveva! Certo! Sì, ha benedetto tra di modio! Preghirò sempre Dio per lui! Quel frate vuole ben altro che preghiere! Ah sì? E che vuole? Soldi, Callimaco, soldi! E noi gli daremo! Quanto gli hanno messo? 300 ducati! Hai fatto bene! E la madre di Lucrezia invece che ha fatto? Quasi giunto! Non appena ha saputo che la figlia poteva giacere con un uomo diverso dal marito, non ha fatto altro che pregarla e comportarla! Dio mio! Ma lo merito tanto bene! Ah, muoio dalla contentezza! Che c'è? O di gioia o di dolore, non può morire comunque! Piuttosto, hai preparato la pozione? Sì! E che ci hai messo dentro? Un po' di vino bollito con zucchero, spezie e un po' di peperoncino. Il tutto per risistemare un po' lo stomaco, rallegrare il cervello e dare qualche prurito. Che tu allieverai! Che io allieverò! Bene, andiamo! Dio mio! Che succede? Sono sbagliato! Ma che ti piglia? Mi sono impiccato da solo! Ma si può sapere cosa hai? Ma non ti ricordi che cosa ho detto a Messer Licia? Ti ho detto che tu, lui, Ciro ed io saremmo andati a prendere uno per metterlo a letto con la moglie! E allora? Ma non capisci? Se io sarò con voi, come farò ad essere catturato? Ma sta tranquillo, ci ho già pensato! E tu non sei con noi? Ah, ma bravo! Così Messer Licia scopre tutto! Non temere, ci faremo aiutare dal frate! Cosa? Metteremo il frate a letto con Lucrezia! Ah no, cosa hai capito? Il frate si travestirà e prenderà il tuo posto nella qua. Così Messer Licia crederà che il frate sia tu! E io? Tu starai in giro per strada con un mantello corto e un piffero a suonare una canzoncina. Al viso scoperto? Non mi riconoscerà! Ho pensato pure a questo! Tieni, prendi questo naso finto e mettitelo. Non basta! Prova a stracciare la bocca! Non basta ancora? Stracci anche gli occhi! Così? Non basta? Così? Ancora poco! Così! Bravissimo! Perfetto! E poi che succederà? E poi ti agguanteremo e ti metteremo a letto con Lucrezia. E dopo? E dopo faccio da me! Grazie! Ma ricorda che se vorrai entrare nelle grazie di Madonna Lucrezia, dovrai confessarle il nostro inganno e dirle che hai agito solo per amore. E tu credi che lei capirà? Con un marito come quello che si ritrova, capirà. Capirà? Forza, chiama Ciro e manda la pozione a Messer Licia. Io intanto vado a far travestire il frate e poi lo porto qui. Vai. Ciro! Ciro! Va a prendere quel bicchiere d'argento che è sul tavolo e portalo qui. Sì. Ma sto attento a non versare niente. Oh, corri! Con me da più di 10 anni mi ha sempre servito fedelmente. È un po' strano. Eccola la pozione, padrone! Eccola! Senti, va a Messer Licia e digli che quella è la pozione che deve bere sua moglie subito dopo cena. Vai, corri, sbrigati! E ora aspetto che torni Ligurio con il frate. Io non vedo l'ora. Non è Ligurio. Ma che c'è con lui? Ah, quella lì deve essere il frate travestito. Sti frati, o li conosci uno, li conosci tutti. Ma che c'è con voi? Un uomo per bene. Oh, ma che brutto ceppo! E poi come cammina? Ma pensa a fatti voi! Ma insomma, dov'è Callimaco? Eccomi arrivo. Sta attento.
attento, il tuo servo qui ha già parlato a sproposito. Siro, tu questa sera devi fare tutto ciò che ti ordina di fare. Fa come se fosse. E se vedi o senti qualcosa, tienitela per te. Oh, certo. Hai dato la pozione a Mr. Nisha? Oh, ma sì. E che ha detto? Ha detto che dal rumore sembrava di uno zuccherato con delle spezie dentro. E mi ha assicurato che questa sera la farà bene a Madonna Lucrezia. Questo è un calimaco? Sì, sono io calimaco. Ricordo che sto facendo per te quello che non farei per nessun altro uomo al mondo. Sarete ben ricompensato, su. Mi basta che tu mi voglia bene. E quando bene? 500, 100, 450, 250. Senti, facciamo 300 che io non te ne faccio bene. Più bene. Si vedi ora? Andiamo a travestirci. Oh, si travestiamoci. Francesi di Caproni. Silenzio! Sentite?
un piffero. E dove c'è un piffero, c'è un uomo. Presto, Siro, va a vedere com'è e dici... Oh, bravo, Siro! E se Siro dovesse prendere un giangio, se fosse un uomo inerte e debole, proprio per questo è andato a controllare. Allora, com'è? È il più bel maschiaccio che abbia mai visto! E io me ne andrò nel convento. E voi spettatori, state certi che questa notte nessuno chiuderà occhi. Io dirò l'Uffizio. Ligurio e Siro cederanno e rideranno alle spalle del Messer Nicio. Lui veglierà tutta la notte insieme a Sostrata, rosa dell'invidia. Lucrezia e Callimaco penseranno a tutto, meno che a dormire.